Domenica 12 giugno in Sicilia sono 120 i comuni alle urne in vista delle elezioni amministrative. Si voterà per eleggere i propri sindaci, nonché per rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Sono coinvolti 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 pure per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei consigli circoscrizionali, 657.561 a Palermo e 243.262 a Messina. In 107 località, fino a 15.000 abitanti, si voterà con il sistema maggioritario, mentre in 13 con quello proporzionale. In questi ultimi siti l'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520, le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747. Solo nella città di Messina si voterà pure per il referendum sull'istituzione del nuovo comune Montemare, formato da 12 villaggi della fascia collinare costiera tirrenica del capoluogo. L'elettore per il consiglio comunale e per quello circoscrizionale può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. Si tratta del cosiddetto effetto trascinamento. È possibile il voto disgiunto, che consente all'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Sul sito istituzionale della regione verranno pubblicate tre rilevazioni. Elevazioni alle 12.30, alle 19.30, alle 23.30 sull'affluenza dei cittadini alle urne. Sarà disponibile pure il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. Al termine delle operazioni inizierà lo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative sarà rinviato a lunedì 13 giugno a partire dalle 14. La precedenza verrà data alle elezioni comunali, poi a quelle circoscrizionali solo per Palermo e Messina e infine al referendum per l'istituzione di un nuovo comune a Messina. I dati provvisori saranno immessi sul sistema IDEC realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'economia e della società Sicilia Digitale, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. Nello specifico si vota in due capoluoghi di provincia, come detto, Palermo e Messina. Le consultazioni riguardano le 8 circoscrizioni di Palermo e le 6 di Messina.